una sfida allo scalo ferroviario di Coldron. Bene, Enigma, starò al gioco e vincerò. Ne va della vita di Selina. Senti, questo cavaliere di Arkham è solo un palestrato con una squadra di mercenari. Due facce, l'enigmista, persino il pinguino. Sono loro i padroni in città. Lo saranno sempre. Una volta finito, non rimarrà un solo mattone di questa città schifosa. Detective, sei arrivato? Sapevo che la situazione di Catwoman ti avrebbe incoraggiato a partecipare. Sai, credevo che un narcisista tanto ossessionato dalle apparenze da disegnare dei pipistrelli sui coprimozzo non si sarebbe mai esposto alle tremende umiliazioni che ho preparato. Eppure eccoti qua, Detective. Se stai cercando l'umiliazione, è di sotto. Si comincia. Stai fissando? Ecco una tonica di comprensione. Un meccanismo che ho calibrato perché risponda a un impulso radar estremamente preciso. Tra poco ti darò il codice decriptato, Cavaliere Oscuro. Oh, ma prima ripassiamo brevemente le regole per i divertimenti di questa notte. Regola prima. Ti rivolgerai a me soltanto come enigmista, l'enigmista o signor enigma signore. Altrimenti, detective, mi aspetto che tu mantenga l'usuale sgarbato silenzio. Regola seconda. Tutti i guanti, i microfoni integrati nel cappuccio e gli altri dispositivi di comunicazione, a tema di pipistrello o meno, dovranno essere spenti prima che inizi la sfida. Se solo verrai colto a utilizzarli, verrai subito espulso dal percorso. Regola terza. L'uso di equipaggiamento di nuova concezione per risolvere enigmi è severamente proibito. Conosco bene il contenuto della tua cintura, detective, ed esaminerò con il massimo sospetto eventuali improvvise aggiunte nel corso della serata. Regola quarta. In caso di incendio o inondazione, ti guiderò direttamente all'uscita d'emergenza più vicina. Cosa? Come hai tu? Ha risolto il mio primissimo enigma. Bravo, 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 bravo. Benvenuto al mio autodromo personale. In questa prova dovrai completare 3 tracciati, ciascuno prima dello scadere del tempo limite. Andiamo, detective. Mettiamo alla prova quella tua grottesca ego mobile. Batman, per superare la prova non basterà andare super veloce. Tic tac, detective, tic tac. Quel catorcio riesce a gestire questo? Batman, più veloce! Le tue stupide sinapsi difettose sapranno tenere il passo dei cambiamenti del tracciato? Disattivo il limitatore del post bruciatore. Serve più velocità. Allibisco, Cavaliere Oscuro. Per te questo è fare in fretta? Oh, Cavaliere Oscuro, chissà che dolore. Giusto? Thank you.
Cavaliere Oscuro, un'altra volta! Andiamo, Detective! È un percorso lineare! Oh, Detective, che cosa sento? Del cocchio alato del tempo che giunge al galoppo? Sei vicino, Detective! Non sbagliare ora! Della fisica mi impediscano di testare i miei progetti non euclidei. Forza, Detective! Ora salta sulla pedana accanto a me. Apri le orecchie, Cavaliere Oscuro. È in gioco la vita della tua amica. All'orfanotrofio è comparsa una serie di vetrine esattamente davanti a Catwoman. Non ho forse ragione, mia cara. Sì, le vedo, Eddie. Bene! Una di quelle vetrine contiene la tua prima chiave. Le altre contengono chiavi meno utili. Chiavi che spargeranno il pur scarso contenuto del tuo teschio su tutti i muri dell'orfanotrofio. Il tuo lavoro, Detective, è semplice. Indovina la vetrina che Catwoman deve aprire. E non sbagliare. Allora, quasi tutte mi uccideranno, eccetto una sola. Bene, posso farcela. Ok, Batman, vediamo se sei intelligente come dicono. Fuori uno. Bel lavoro voi altri due. Avete raccolto la prima chiave. Non sperate di affondare i vostri artigli su molte altre ancora. Su molte altre ancora. Ti illudevi che una sfida ideata dal sottoscritto, l'enigmista, fosse tanto facile? Oh, Cavaliere Oscuro, dolce anima ingenua, ma certo che no! Ora ho diverse centinaia di terabyte di dati prestazionali su quell'ultimo modello di carro funebre a razzo con cui vai in giro. A questo proposito, ti ho preparato una cosetta un po' meno emozionante e un po' più intellettuale a Chinatown. Fai in fretta, Detective, o la gatta ci lascerà molto più dello zampino.